Io sono veramente soddisfatta di questa giornata, quindi mi unisco innanzitutto alla soddisfazione di Giorgio e di Marina. E ci sono in particolar modo quattro cose che mi hanno soddisfatta, però sarò breve. La prima è che a livello nazionale questa giornata è proprio il risultato dell'integrazione di competenze che sono di tipo istituzionale, il gruppo di lavoro sarà costituito da diversi ministeri, da regioni, da autorità di bacino, ma integrazione anche di competenze professionali. Oggi abbiamo visto qui delle università e c'è l'ISPRA anche. L'ISPRA che poi ha un ruolo in realtà proprio di, a mio avviso, di connessione tra questi due mondi, tra il mondo istituzionale e il mondo accademico. Io vengo dal mondo accademico e devo dire, ci metto anch'io, qualche volta non ci facciamo proprio capire. E quindi il ruolo dell'istituto, come io lo intendo così, del mio istituto, è proprio di dare in qualche modo una traduzione che aiuti a supportare le decisioni politiche un ministero, in questo caso il Ministero dell'Ambiente. E questa è quindi la prima soddisfazione e vi annuncio come penso che dirà Marina, che peraltro è solo la prima occasione, ci rivedrete molto bene. Vediamo. E a proposito troverete la registrazione di tutto ciò sul sito dell'ISPRA, quindi potete rivedere gli interventi, nonché le slide e altre cose. La seconda cosa è che sono soddisfatta che Giorgio sia arrivato tardi. E sono soddisfatta perché questo dipinge proprio quello che sta accadendo. In Italia abbiamo agito prima e poi in Europa con le modalità che ha raccontato bene Giorgio. E quindi in questo caso il gruppo di lavoro nazionale diciamo, ha proprio anticipato quello che poi è stato a livello europeo e questo ci ha dato una forza diciamo, a livello europeo. E poi c'è una terza cosa che è una nota positiva. È vero, è stato detto, siamo qui a 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva, ma attenzione, sempre a 15 anni la Commissione Europea, il Working Group, Economics, sta facendo le linee guida per lo stesso argomento, quindi qualche difficoltà c'è. È vero, gli altri Stati membri non è detto che facciano meglio, c'è una cosa però che fanno meglio, la fanno raccontare meglio. Nella mia esperienza in Commissione Europea, che è sin dal 2009 e nasce tra l'altro per un'altra direttiva, che è la direttiva Danno, è stato proprio questo in realtà il punto di forza. Adesso la direttiva acque con Giorgio e prima anche con la direttiva Danno, cioè riuscire a parlare con la Commissione Europea. Bisogna dare le informazioni che si hanno, perché in questa maniera si riesce poi a instaurare un dialogo e sulla base di quel dialogo costruire ciò che per esempio è avvenuto in questa materia. E ultimo, ma non per ordine di importanza, davvero tengo, sarà forse strano, però a ringraziare in modo particolare il mio istituto, perché ha avallato l'obiettivo di questa giornata, che non so se avete notato dalla locandina, ma che è proprio l'avvio di un confronto pubblico di questi temi. Cioè, se adesso siamo stati intorno a un tavolo con un gruppo di lavoro, è già un risultato ottimale. Allargarlo in questa maniera, speriamo di farlo anche con strumenti sulla rete che consentano a tutti di poter dialogare con noi, penso che sia davvero un buon risultato. Quindi ringrazio il mio istituto e vi porto ovviamente i saluti del direttore generale e del presidente. E ringrazio anche tutto il supporto tecnico, abbiamo avuto qualche supporto tecnico, lo vedete anche qui visibile, stiamo registrando, perché oltre alla parola usata varie volte integrazione, c'è questa parola qui in cui io credo moltissimo, peraltro penso anche, mi allargo un pochino, ma penso anche che sia la parola chiave per il superamento della crisi economica. E l'altra parola che credo molto è la collaborazione, questo è lo spirito che ci ha accomunato e fatto avvicinare fin da subito e quindi sono veramente soddisfatta. Grazie a tutti per avermi.